La fibrillazione atriale è il più diffuso disturbo del ritmo cardiaco, che colpisce circa 850.000 persone in Italia. L'ablazione transcatetere rappresenta una tecnica chirurgica d'eccellenza per il trattamento della fibrillazione atriale, in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti. Questi sondini sono dei tubi di plastica rivestiti da materiali molto sofisticati, per cui sono prodotti ad alta componentistica e ad alta componente tecnologica, che hanno dei costi significativi. Però solo attraverso questa tecnologia è possibile ottenere le informazioni adeguate. In questo caso noi ci apprestiamo a fare un intervento che si chiama ablazione. Questa ablazione viene eseguita trasmettendo all'interno del cuore un'energia che si chiama radiofrequenza. Questa radiofrequenza determina la distruzione del punto responsabile di un'aritmia. L'ablazione transcatetere è una procedura chirurgica non invasiva che ha l'obiettivo di neutralizzare le piccole aree del tessuto cardiaco che generano i segnali elettrici anomali responsabili della fibrillazione atriale. È un intervento che si esegue senza anestesia ma con una blanda sedazione che comunque mantiene svegli. L'ablazione transcatetere viene eseguita guidando speciali strumenti, i cateteri, fino al cuore attraverso il sistema circolatorio. La via di accesso è generalmente rappresentata da una vena dell'inguine o del collo. Una volta giunto all'interno del cuore, il catetere viene appoggiato dalla parte della punta sulla superficie interna dell'atrio per neutralizzare, ablare, attraverso un fascio di energia le aree cardiache da cui origina la fibrillazione atriale. Nel corso della procedura, il paziente è monitorato attraverso l'elettrocardiogramma, mentre l'inserimento dei cateteri è guidato da un sistema di mappatura che ricostruisce le camere cardiache in modo tridimensionale. La posizione dei cateteri può essere osservata dal medico anche attraverso una radioscopia. L'ablazione transcatetere punta a risolvere o a ridurre per lungo tempo gli episodi di fibrillazione atriale, allo scopo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e da ridurre l'assunzione dei farmaci. Questo è un sistema robotico che consente di navigare nel cuore senza essere vicino al paziente. Semplicemente utilizzando un mouse di un computer riusciamo a controllare il movimento del catetere e a navigare all'interno del cuore. E questa navigazione ottiene dei segnali che sono dei segnali soprattutto di tipo elettrico e di tipo anatomico, e queste informazioni sono per noi fondamentali per individuare il disturbo del ritmo di cui soffre il paziente e poi intervenire per la risoluzione del problema. Questo lavoro è il risultato di anni di curva di apprendimento, di anni di studio da parte di medici, di ingegneri, di ricercatori, di industrie, ed è anche il risultato di uno sforzo che in Italia è stato fatto per molti anni di innovazione tecnologica e di innovazione culturale. L'Italia è sicuramente all'avanguardia nel mondo nell'eseguire questo tipo di interventi. Spesso in Italia arrivano pazienti da altre parti del mondo per risolvere questo tipo di problemi. L'Italia è stato sempre un luogo dove i medici di tutto il mondo sono venuti ad imparare queste cose. Oggi stiamo incontrando notevolissime difficoltà a mantenerci con i tempi. La tecnologia diventa sempre più sofisticata, i costi dei materiali sempre più elevati e la concorrenza internazionale sempre più agguerrita nella competizione culturale e nella ricerca. Questo intervento, che fino ad oggi è stato sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale e che ha fatto dell'Italia un paese all'avanguardia, potrebbe rischiare di scomparire a causa della mancanza di rimborsi adeguati per sostenerlo.
Oggi questa macchina rappresenta lo standard di cura in tutto il mondo e la combinazione tra questa tecnologia di elevatissima diffusione con dei cateteri speciali dà ai pazienti un'opportunità di rinascere. Quindi io spero che tutto ciò non finisca. La fibrillazione atriale è il più diffuso disturbo del ritmo cardiaco, che colpisce circa 850.000 persone in Italia. L'ablazione transcatetere rappresenta una tecnica chirurgica d'eccellenza per il trattamento della fibrillazione atriale, in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti. Questi sondini sono dei tubi di plastica rivestiti da materiali molto sofisticati, per cui sono prodotti ad alta componentistica e ad alta componente tecnologica, che hanno dei costi significativi. Però solo attraverso questa tecnologia è possibile ottenere le informazioni adeguate. In questo caso noi ci apprestiamo a fare un intervento che si chiama ablazione. Questa ablazione viene eseguita trasmettendo all'interno del cuore un'energia che si chiama radiofrequenza. Questa radiofrequenza determina la distruzione del punto responsabile di un'aritmia. L'ablazione transcatetere è una procedura chirurgica non invasiva che ha l'obiettivo di neutralizzare le piccole aree del tessuto cardiaco che generano i segnali elettrici anomali responsabili della fibrillazione atriale. È un intervento che si esegue senza anestesia ma con una blanda sedazione che comunque mantiene svegli. L'ablazione transcatetere viene eseguita guidando speciali strumenti, i cateteri, fino al cuore attraverso il sistema circolatorio. La via di accesso è generalmente rappresentata da una vena dell'inguine o del collo. Una volta giunto all'interno del cuore, il catetere viene appoggiato dalla parte della punta sulla superficie interna dell'atrio per neutralizzare, ablare, attraverso un fascio di energia le aree cardiache da cui origina la fibrillazione atriale. Nel corso della procedura, il paziente è monitorato attraverso l'elettrocardiogramma, mentre l'inserimento dei cateteri è guidato da un sistema di mappatura che ricostruisce le camere cardiache in modo tridimensionale. La posizione dei cateteri può essere osservata dal medico anche attraverso una radioscopia. L'ablazione transcatetere punta a risolvere o a ridurre per lungo tempo gli episodi di fibrillazione atriale, allo scopo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e da ridurre l'assunzione dei farmaci. Questo è un sistema robotico che consente di navigare nel cuore senza essere vicino al paziente. Semplicemente utilizzando un mouse di un computer riusciamo a controllare il movimento del catetere e a navigare all'interno del cuore. E questa navigazione ottiene dei segnali che sono dei segnali soprattutto di tipo elettrico e di tipo anatomico, e queste informazioni sono per noi fondamentali per individuare il disturbo del ritmo di cui soffre il paziente e poi intervenire per la risoluzione del problema. Questo lavoro è il risultato di anni di curva di apprendimento, di anni di studio da parte di medici, di ingegneri, di ricercatori, di industrie ed è anche il risultato di uno sforzo che in Italia è stato fatto per molti anni di innovazione tecnologica e di innovazione culturale. L'Italia è sicuramente all'avanguardia nel mondo nell'eseguire questo tipo di interventi. Spesso in Italia arrivano pazienti da altre parti del mondo per risolvere questo tipo di problemi. L'Italia è stato sempre un luogo dove
i medici di tutto il mondo sono venuti ad imparare queste cose. Oggi stiamo incontrando notevolissime difficoltà a mantenerci con i tempi. La tecnologia diventa sempre più sofisticata, i costi dei materiali sempre più elevati e la concorrenza internazionale sempre più agguerrita nella competizione culturale e nella ricerca. Questo intervento, che fino ad oggi è stato sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale e che ha fatto dell'Italia un paese all'avanguardia, potrebbe rischiare di scomparire a causa della mancanza di rimborsi adeguati per sostenerlo. Oggi questa macchina rappresenta lo standard di cura in tutto il mondo e la combinazione tra questa tecnologia di elevatissima diffusione con dei cateteri speciali dà ai pazienti un'opportunità di rinascere. Quindi io spero che tutto ciò non finisca.